Caspita! Chiudi che c'è puzza, mi sono liberato, Stavo malissimo. Questa Juve di Pirlo mi fa questo effetto, mi fa cagare questa mamma Juve di Pirlo. Mamma mia. Che schifo. Che sollievo. Buongiorno ragazzi, mi fa cagare questa Juve. Mi fa cagare, avete visto l'effetto diuretico, l'effetto diarrea che ha questa Juve di Pirlo? È una Juve che fa cagare anche i morti, fa cagare. Ieri, e c'è gente che insulta, abbiamo vinto il derby di carattere, di cuore. Fa cagare questa Juve. Di qualcosa anche tu. Ma di qualcosa. Non so cosa dire, ho finito gli aggettivi, ho finito le parole, ho finito tutto. Fa cagare questo centrocampo, fa cagare questo allenatore, fa cagare questa società, fa cagare tutto, fa tutto cagare. Prestatemi le parole, veramente. E devo sentire... Devo sentire gente che si esalta, abbiamo vinto il derby contro il peggior Torino della storia del calcio, con due gollonzi così, è la stessa vittoria illusoria del Ferencvaros. Questo Pirlo di allenatore, che poi non è un allenatore, ripetiamo. Giampaolo l'ha messo sotto. Anche Giampaolo ti ha umiliato tatticamente. E ringrazio il Torino che subisce anche sempre rimonte. Il Torino subisce sempre rimonte. Lo ha rimontato la Lazio, lo ha rimontato l'Inter. E tu sei riuscito a rimontarlo. Anche... Ma è solo una casualità. Sono dei meriti del Torino. Non c'è nessun merito di Pirlo in questa vittoria. Non c'è nessun contributo di Pirlo. Altra vittoria illusoria. Stessa musica che abbiamo sentito con Ferencvaros. Stessa musica. E con... Già dalla prossima, Genoa fuori casa, poi c'è l'Atalanta. Poi succede con Benevento. Vittoria col Cagliari, pareggio con Benevento. Vittoria continua, magari pareggio sconfitta col Genoa e siamo punta a capo. Non è una Juve di Filotti. Mettetelo nel cervello. Ennesima illusione. È inutile che dopo poi criticate. Non rompete i coglioni a fare finti critici a criticare ennesima dopo. Ennesima cosa dobbiamo dire? Queste sono vittorie illusorie. Ennesimo centrocampo di merda. Ma cosa dobbiamo dire ancora? Solito Brocancù, centrocampista schifoso, che qualcuno ancora esalta, lo chiama campioncino. Ma campioncino di che? Solito bidonaccio. No, veramente, io di Brocancù, ho promesso non parlerò più, quindi non parlo, non dirò mai più. Mai più. Solito bidonaccio. Nulla! Basta, non voglio parlare di Brocancù. Poi dobbiamo parlare ancora della bufala argentina, ancora. Ennesima partita da fantasmino formaggino. E poi parliamo del morto di sonno in panchina. Il morto di sonno. Una triglia lessa, più carattere di te, una triglia lessa. Prestatemi le parole, c'è da piangere veramente. C'è gente che scriverà sotto i commenti: ah, ma abbiamo vinto, godetevi la vittoria. Ma non c'è un cazzo da godere, Ma una vittoria illusoria, che cosa? Non avete capito, questa è la stessa vittoria con Ferencvaros. È la stessa musica di merda. La stessa musica di merda abbiamo sentito ieri. La stessa sinfonia che fa cagare. Cioè, con questo Pirlo, ma possibile che non c'è? Poi dicevano a Pjanic, ci rallentava il gioco. Ma insieme, cioè veramente messi insieme, Brocchio,
Brocchio e Broccancuro messi insieme, cioè tutti e due insieme, rallentano il triplo il gioco di quando c'era Pjanic. C'era Pjanic, il gioco era rallentato. Brocchio e Broccancuro insieme lo rallentano il triplo a centrocampo. E vogliamo parlare di quell'altro che si sta rivelando un pippone, Kulusevski. Ma questo è un giocatore da Parma. Kakaseschi è un giocatore da Parma, ragazzi. Lo chiamerò Kakaseschi perché fa cagare, ragazzi. Ma io, e se penso che in quel gennaio noi abbiamo speso 40 milioni per un giocatore del Parma e altri prendevano Haaland! Perché i soliti tifosotti, anche i soliti giornali italiani, no? Pompano questi giocatori dopo mezza stagione, come Broccali, uguale. Non basta mezza stagione buona al Parma! E subito vengono esaltati i tifosi dietro come Boccaloni. Cioè noi prendevamo Kulusevski, mentre gli altri prendevano Haaland, prendevamo Kakaseschi. Tra lui e Chiesa milioni tra lui e Chiesa! E poi non ci sono soldi. Poi i soldi buttati sono quelli di Ronaldo. I soldi buttati sono quelli dell'ingaggio di Ronaldo. Non 100 milioni per Kakaseschi e Chiesa Madre. Sono quelli di Ronaldo i soldi buttati. Quello che deve andare via perché fa sanguinare le casse della società è Ronaldo. Ma vai a cagare tu! Pirlo, Paralici, Agnelli! Io non ho più parole, a me... No. Dovete prestarmi le parole, non lo so. Prestatemi le parole. Non lo so, veramente. Prestatemi le parole. Mi sto stendendo male. Prestatemi le parole. Mi sto stendendo male, ragazzi, perché non ho più parole. L'effetto diuretico di Pirlo e questa Juve, ragazzi. Fa veramente andare al bagno questa Juve. Non lo so, io. Cioè... Non lo so, che. Non lo so. Ma tutto, cioè non trovo le parole veramente. Ma tutto nasce sempre dalla testa, la puzza sempre dalla testa, quel presidente che non ha capito una cosa. Non so più. Allora chiudiamo con la fase storica perché non c'è niente da dire altro, abbiamo detto tutto. Non lo so, mi dovete prestare le parole. Io sono arrivato al limite. Abbiamo toccato fondi, stiamo scavando della merda, proprio così. Non è arrivata qui la merda al collo, è arrivata solo sopra gli occhi, così ci siamo sprofondati proprio nella merda. Il Torino ti ha messo sotto. Ieri si scontravano i due peggiori allenatori della Serie A, anzi il peggiore allenatore e il non allenatore, no? I due peggiori. E infatti è stata una partita che poteva finire anche 2-1 per il Toro. No, però stai 2-0 già al primo tempo. Ripeto. Il problema, sai qual è? Il problema è che ci sono poi questi gol illusori. Questi gollonzi. Poi la prossima giornata, pareggio, boom, di nuovo. Come col Benevento. Pareggio, boom. C'è l'Atalanta, Juve Atalanta. Questa vittoria. Da tripla, Juve Atalanta, vai. Vero, i difensori pazzi, adesso ci scriveranno contro. Poi pareggio col Genoa, cadiamo dal pero di nuovo. Sono vittorie illusorie. Sono vittorie in cui un vero juventino si deve vergognare. Io mi vergogno di vincere le partite così. Queste sono non vittorie, sono mezze sconfitte queste. Non sono vittorie. Mi vergogno. Tutto questo perché... Tifoso altolocato si vergogna di vincere così. È una vittoria che non ha nessun merito. È una vittoria che arriva per demerito degli avversari. Per la scarsezza. Non c'è nessun merito della Juve. Non c'è nessun merito di Pirlo. Che schifo. Marco, chiudi con la frase storia. Imbecille. Agnelli, mi rivolgo a te perché il primo responsabile di questo scempio sei tu. Non hai capito una cosa? La Juve serve gente competente, non i tuoi amichetti. A fare il DS serve gente competente, serve fare il DS, non il tuo amico Paralici. A fare l'allenatore devi mettere gente competente, non il tuo amico Pirlo. La Juve non deve diventare... Esoneratelo, sbrigatevi! La Juve non deve diventare... Esoneratelo! La Juve non deve diventare il circolo dei tuoi amichetti, deve essere gestita da gente con le competenze! Esoneratelo! Esoneratelo! Mamma mia, esoneratelo! Devo scappare! Mi scappa! Che vergogna, che schifo!